Se invece disti buongiorno, finalmente sono pronti i pezzi speciali per la TRK-702X, ma non solo X, anche la versione standard, prodotti da noi in collaborazione con Septar. Adesso vediamo il montaggio del portapacchi posteriore. Con la brugolina del 6 togliete questi due bulloni dalla parte destra e sinistra e sfilate il portapacchi. Così è come si presenterà il vostro pacco all'arrivo a casa vostra. Quindi il portapacchi imballato da montare e la bulloneria. Nel sacchettino abbiamo i 4 bulloni che avete appena tolto dal portapacchi originali con relativi supporti spessori. Poi ci sono i 4 bulloncini più piccoli che servono per imbullonare la piastra a le staffe laterali. Prima si parte dalle staffe laterali, destra o sinistra non è importante, rimettete i bulloncini nuovi, quindi lo spessore, poggiate i vostri bulloni nuovi e con la solita chiave a brugola del 6 che avete utilizzato prima per togliere quello originale li andrete a serrare, non troppo forte inizialmente perché prima dovete trovare l'assemblaggio giusto con la piastra superiore. Se non avete degli attrezzi speciali adatti a questo tipo di montaggio li trovate nel nostro Linktree, nel nostro shop Amazon. Quindi prendete la piastra, la appoggiate sopra alle staffe laterali e andate a centrare i buchi con i bulloncini appositi. Ovvio, la staffa è nuova, quindi cercate un po' inizialmente di centrarla un po' a forza, poi ci sta. Rondella, bullone del 10 e sopra chiave a brugola del 4. Bravo Marco. Se poi volete rimontare le vostre belle borse in alluminio originali laterali, non fate altro che riutilizzare gli spessori che avete di corredo con gli attacchi delle borse laterali. Ovviamente, se ahimè volete montare il bauletto, noi siamo contrari, ci dovrebbe stare. Noi non abbiamo provato, però il materiale Domex ultra duro e resistente dovrebbe reggere anche per il supporto bauletto. Sì, ma non mettetelo. No. Abbiamo fatto aggiungere queste asole che sono utili per poter passare una cinghia, che naturalmente passerete interna qua, e poter fissare dei pacchi o delle borse sulla sella posteriore. Questi altri fori in più sono stati rifatti esattamente come il portapacchi originali per poter utilizzare attacchi borse di altre aziende. Lo scopo di questo portapacchi che abbiamo realizzato è proprio quello di avere un portapacchi più basso, più pari, quindi non inclinati in discesa. Sapete che il problema della TRK è proprio quello di avere il bauletto o il portapacchi troppo in discesa, quindi lo scopo, come vedete, è quello di averlo più orizzontale e più basso rispetto all'originale. Quindi in caso di bauletto il passeggero non deve stare in caso di bauletto inclinato in avanti. Esatto, visto che voi possessori di TRK usate il bauletto. Bauletti, ma davvero, mamma mia, ma che problemi avete col bauletto? Ma poi se la moglie la perdete è soltanto un vantaggio, Marco, ma non si può dire come questo. No. Il secondo accessorio a cui abbiamo pensato io e Marco è proprio un supporto che andasse a fare due funzioni. Uno era spostare un pochino più in alto il copolino originale, che sì, molto carino, ma in effetti un po' basso, e comunque il fatto di poter alloggiare un supporto per portare il telefono, un piccolo navigatore o qualcosa del genere. Sempre con la stessa chiave del 4 con cui avete fissato la piastra sul portapacchi andrete a sbulonare appunto i buloncini originali, quindi li togliete 1, 2, 3, 4 lasciando i supportini in gomma attaccati al copolino e lo sfilate via. Esattamente così. Guarda che magia, il nostro è già sfilato. Ma sempre il famoso corriere che il giorno prima vi ha portato il portapacchi, quest'oggi vi ha portato un bellissimo supporto per la vostra TRK, che adesso noi andiamo a aprire perché sarà già corredato dei bulloncini. Eccolo, il supportino mitico, lo andrete ad appoggiare così, quindi utilizzando le parti inferiori dei supporti e mettendo il bulloncino. Qui è anche abbastanza regolabile, io lo metto in una posizione standard. Eccolo montato, e in questo modo abbiamo ottenuto uno di avere un supporto appunto per telefoni, navigatori eccetera, e l'altro di alzare il cupolino originale. E dato che l'ho provata per andare a Milano ad avere la moto esposta ad EICMA, vi garantisco che in autostrada così è una situazione molto più confortevole rispetto all'originale. Ma in più potete montare sullo stesso supporto anche il cupolino Touring, che a questo punto avrete un cupolino ancora più alto per la versione in utilizzo invernale. Bene Marco, adesso questa è la parte un pochino più facile, no? Delle sì. Pedane, giusto? Supporti pedane che abbiamo fatto. Ti piace il colore? Colore titanio. Sì, come l'iPhone. Come l'iPhone. Questi sono i due supporti. Ora se abbiamo detto iPhone, non è che vorranno anche i diritti. Sì, certo. Comunque queste sono le due staffe che tra poco andremo a aprire, ma prima il sacchettino con i bulloni, che noi abbiamo già preventivamente separato tra parte destra e parte sinistra. Questa sarà la parte destra, che adesso vi faremo vedere come si monta, quindi due bulloncini con testa stondata, lo spingipompa, questo qui che serve come fermo della pedania del freno, i due supporti per distanziare la pompa del freno appunto, e i due bulloncini che servono per montare il supporto nuovo. E la staffa?
Quale staff? Questo fettino in fondo? Questo l'ho detto, per la pompa, per la molla. Per la molla. E poi qui invece abbiamo sulla la parte destra, invece sinistra, abbiamo appunto, come lo chiamiamo questo, scusa? L'otto che serve per muovere il cambio, sì. I due bulloncini che servono per fissare la staffa nuova di supporto, il distanziale, e questo bulloncino con due distanziali, poi faremo piccolo, vedere uno lungo. Come vanno montati. No, è per far capire i bulloni, che poi la gente lo apre, dice, non ci sono le istruzioni, no, perché dovete guardare certo, i nostri video. Perché noi siamo smart. Dovete smontare tutta la leva del freno, tutti i bulloni, e quella lì, esatto, vi sta facendo vedere Ale, la togliete per prima cosa, perché è la più difficile, non riuscite a farlo se ce l'avete tutti in mano. Togliete la molla con l'attrezzo tiramolla, noi la molla l'abbiamo persa, quindi non ve lo possiamo far vedere, però la molla la togliete col tiramolla, che era quella che si trovava qua dietro, esatto, noi abbiamo già smontato e smontate tutto tenendo i bulloni originali tutti bene insieme, e vi faremo vedere perché. Cosa vi serve? Vi serve una chiave a brugola dell'8 per togliere quello e una chiave a brugola del 6 per togliere quelli lì. Poi vi servirà anche una chiave a brugola del 4 più una chiave del 10 aperta per togliere, fai vedere Ale dov'è? Questi. Per togliere quelli e poi per togliere anche il distanziale, sì, per togliere la protezione della pompa del freno e poi per togliere quel bullone che c'è dietro la leva. Quello lì che va qui, che va lì dietro, che adesso vi facciamo vedere tra due secondi rimontato, che serve appunto per tenere la leva del freno distante. Ecco, abbiamo messo il bulloncino ferma leva con il bullone, il dado di contrasto che lo va a bloccare, poi lo regoleremo dopo, una volta bullone montato tutto. Andiamo a cilindrica. Bene. Abbiamo anche il nuovo spingipompa, eccolo qua, con il bulloncino di 10, che andremo ad boccarlo, messo così più o meno a questa distanza, poi dopo regoleremo la giusta distanza per la regolazione della leva. Guarda qua. Guardate un po' color chiccheria. Titanio. Gira un po', gira. Titanio gira. Fa sempre molto. Dove c'è scritto? Guarda, sempre c'è scritto Septar per 6%. Top. Con la chiave del 6. La chiave del 6 che ce l'ho qua. Tu mi suggerivi una cosa molto intelligente adesso. Cosa suggerivi? Mettendo il freno a filetti su queste cose. Vero? Un goccino non gli fa male. Non penso che si perdano, però. Sulle pedane non si scherza, no? Anche perché non è la coppia di serraggio, Ale. Già, non strizzateli a morte, ovviamente, perché siete sul telaio. Esatto. Ora andate a posizionare la pedana con i bulloni originali. Montata la pedana, andiamo a riposizionare la leva. Una volta avvitato il buloncione della leva del freno, questo, andremo a prendere i due distanziali che servono per tenere la pompa più lontana, perché vi ricordo, Marco, che le pedane saranno un po' più aperte, giusto appunto lo spessore del nuovo distanziale. L'ordine in cui dovete mettere questa staffa per la molla è questo, ovvero partendo dall'esterno ci vuole la protezione della pompa, poi la pompa, la staffa va dietro tra distanziale e il telaio. Queste le avvitate con una brugola del 4. Ora montato il tutto andrete a fare la vostra regolazione per lasciare il gioco, ricordatevi di dover lasciare il gioco sulla leva regolando col controdado, questa è una cosa standard normale. Questa staffettina serve per tenere nel giusto asse allineata la molla, che adesso io ho perso, però purtroppo. Ottimo, adesso non rimane che la parte sinistra. Qua vi servirà anche una brugola del 5. Ecco, montata adesso il supporto della pedana originale sulla staffettina, come è ovvio che sia, andiamo a vedere come regolare questa è una cosa importante, come mettere il nuovo regolatore del cambio. Naturalmente ci sarà una parte avvitata a sinistra e una parte destra. Il distanziale più lungo va sulla parte sopra, il distanzialino piccolino va sulla parte sotto, sulla leva del cambio. E andiamo a inserire. Prima di serrare dovete regolare la distanza, no? Questo chiaramente va regolato a piacere, insomma, che la leva stia più o meno così. Quindi finito il montaggio di tutto, ricordatevi che, come vi ho già detto, avrete una pedana un pochino più larga, ok, ma quello che noi volevamo ottenere era di abbassare la posizione dei piedi e arretrarla, perché secondo noi di serie il TRK ha delle pedane troppo avanzate e troppo alte. Eccoli! Altri due pezzetti che ha sviluppato Septar, non noi in questo caso, sono, vieni a vedere pure Marco, il copricatena
di plastica originale sostituito con quello in metallo di che Scepter. È più corto, è più bellino, sì, più wrestling. E poi? Ma soprattutto la ciabattona, perché il portatarga pesa veramente tanto. Non è brutto l'originale, però pesa tanto, sostituito con quello di Scepter che è più piccolo e più wrestling. Tutti questi pezzi li troverete, Marco, dove? In vendita sul nostro sito. In vendita sul nostro sito www.6%.org. Benissimo. Ma saranno direttamente inviati, spediti e venduti da Scepter. Oh, bene, quindi con estremo disappunto ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.